Come promuovere la cultura, la bellezza e la qualità della vita dei borghi dell'Appennino centrale con un approccio innovativo di turismo e imprenditorialità? È stato questo il tema al centro del convegno svoltosi a Campi, organizzato dalla struttura del commissario alla ricostruzione sisma 2016 dell'Anciabruzzo. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di guardare al futuro di questo ampio territorio, non limitandosi a risolvere i problemi del passato, ma creando le opportunità per la sua rinascita, rendendolo interessante per persone e investitori. Il turismo è sicuramente uno dei settori che ha maggiori potenzialità di crescita e di espansione perché l'Abruzzo è sempre stato molto indietro. Nell'ultimo anno noi abbiamo avuto una crescita del turismo superiore all'8%, è una crescita che supera la media nazionale, vuol dire che stiamo cominciando a recuperare terreno, c'è ancora tanta strada da fare. Noi abbiamo investito e continuiamo a investire sui borghi nell'accordo di coesione firmato con Giorgia Meloni. In questi giorni noi abbiamo scelto di far scorrere la graduatoria della linea B del bando dei borghi del PNRR, una linea nazionale che aveva premiato solo due comuni abruzzesi, Isola del Gran Sasso e Canistro. Con questo scorrimento di graduatoria e con i circa quasi 40 milioni investiti, sono 24 i progetti, di cui alcuni anche sono progetti che coinvolgono non un solo comune ma più comune, che verranno finanziati. E quindi una trentina di comuni abruzzesi vedranno sviluppare progetti mediamente tra 1,5 milioni e 2 milioni l'uno per riqualificare e rilanciare i borghi storici, che sono il fiore all'occhiello, l'identità dei luoghi e anche il motivo di attrazione per i quali questi luoghi vengono visitati e cercati in tutto il mondo. L'occasione della giornata è stata anche quella di presentare i comuni beneficiari del partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico, ma anche dei tre contratti di sviluppo rivolti a imprese di grandi dimensioni che hanno visto l'assegnazione di finanziamenti a progetti di investimento, di rilancio e sviluppo. Il Fondo Complementare Sisma nasce proprio dall'esigenza di mettere insieme ricostruzione e riparazione, perché il comitato di pietra che affolla gli incubi del commissario è proprio questo: evitare il rischio che una volta ricostruite le case rimangano vuote. Per questo ci vuole sviluppo e anche welfare. In questo senso il Fondo Complementare Sisma ha consentito il finanziamento di grandi e grandissimi contratti di sviluppo, quelli che stiamo presentando, ma anche di contratti medi, ovvero è un unicum in Italia, di contratti che vanno tra 2 milioni e mezzo e 20. È il nerbo di quella impresa media e grande che vuole veramente rilanciarsi in un momento delicato.